Immacolata, Vergine bella, di nostra vita tu sei la stella. Tra le tempeste de guida il cuore di chi ti invoca. Madre d'amore, siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Preghiamo oggi i misteri del dolore. Ci aiuta ad entrare nei misteri dolorosi della vita di Gesù la storia di una ragazza contemporanea, Benedetta Bianchi Porro. Nasce a Dovadola, in provincia di Forlì, l'8 agosto del 1936. È la seconda di sei figli di Elsa, il papà, la mamma, e Guido, il padre, che era direttore delle terme. Questa bambina appena nata manifesta dei segni strani di dolore, di malessere. La mamma preoccupata la battezza lei in pericolo di vita, con l'acqua di Lourdes che va sul comodino. Il battesimo era valido, evidentemente. Poi hanno completato il rito. Superata la prima fase della vita, si ammala di poliomielite e una gamba resta piuttosto corta e quindi diventa zoppicante, claudicante. A 17 anni si iscrive all'università a Milano, alla facoltà di medicina, va avanti negli studi, arriva all'ultimo esame. Pensate, nel frattempo subentra un'altra malattia, la neurofibromatosi, che è una specie di tumore del sistema nervoso. Diventa sorda completamente, perde l'odorato e l'olfatto, praticamente resta soltanto la vista, che perderà l'ultimo anno. Benedetta vuole andare a Lourdes per due volte. La seconda volta, l'ultima volta che andò a Lourdes, era il 1962. Durante il pellegrinaggio, c'è una malata di nome Maria della Bosca, era originaria di Trento. Questa ragazza, a motivo di una trombosi, era rimasta bloccata nelle gambe e siccome era piuttosto giovane, ma doveva assistere la mamma gravemente ammalata, e andò a Lourdes per chiedere la grazia della guarigione. Arriva l'ultimo giorno, il miracolo non avviene. Mentre sono lì davanti alla grotta e stanno pregando, Benedetta, che era sorda, si accorge dal volto di questa ragazza, si accorge che era triste, che era scoraggiata. Allora dice: Maria, non aver paura, la Madonna è qui. Ricordati che hai un'altra mamma e ti ascolta, preghiamo insieme. E tende la mano a Maria e pregano l'Ave Maria. Terminata l'Ave Maria, Maria della Bosca si alza in piedi, è guarita, cammina. Potete immaginare il tumulto, l'emozione, la gente tutta attorno. Alla fine restano sole, soltanto Benedetta e la mamma. La mamma ha un'esplosione, possiamo dire anche, che devo dire, comprensiva in una mamma, e dice alla figlia: quanto sei stupida, potevi chiedere il miracolo per te. Benedetta allora dice alla mamma, me l'ha raccontato lei, eh? Mamma, questo è il miracolo per me. Io ho capito la preziosità della mia condizione. Ho capito che Gesù abita anche nel dolore e io posso partecipare alla sua passione. Mamma, è la cosa più bella che possa fare. La mamma mi ha raccontato che piegò la testa e disse alla figlia: hai ragione.
Io sono la tua mamma, ma per certi aspetti io sono la tua figlia. Tu mi insegni la fede. Che cosa può fare la fede? Ora entriamo nei misteri del dolore. Ecco, vi voglio far vedere soltanto il volto di questa ragazza, Benedetta Bianchiporro. Ecco, raffigurata proprio accanto alla Madonna di Lourdes, perché lì avvenne il miracolo per la ragazza di Trento e anche per lei, che capì la preziosità della sua condizione. Ora preghiamo il Santo Rosario. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il primo mistero del dolore ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, soffre fino a sudare sangue, mentre prende su di sé il peso dei peccati di tutta l'umanità. Il peccato è il vero male dell'umanità. Gesù, nell'orto degli ulivi, vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano. Ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di difesa del peccato, apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Pensate che stoltezza! Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi per arrivare con umiltà a dire: mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato. È la cosa più saggia che possiamo fare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena della flagellazione. Gesù viene flagellato dai soldati. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio. L'ha percossa, l'ha flagellata e Dio si è lasciato percuotere e flagellare. Che mistero! Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio e la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Noi soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: io vi voglio bene ancora, io vi amo ancora, nonostante i vostri peccati. La porta del mio cuore è sempre aperta per chi vuole entrare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Il terzo mistero del dolore è la coronazione di spine. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Durante la passione, Gesù ha il divino coraggio di dire: «Il mio regno non è di questo mondo». Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà, e noi siamo il popolo che lo attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, quel mondo lo chiamiamo paradiso. Gesù, con amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Noi cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita, quelli che danno senso alla vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario. La croce è pesante, Gesù è spossato da quello che aveva vissuto poco prima, cade sotto il peso della croce. Viene chiamato un contadino che stava passando, un certo contadino di Cirene, il Cireneo, ormai è noto così. Si chiamava Simone, Simone di Cirene. Tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri di storia, eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di Gesù. E ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, nel pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? No, non deve accadere così. Noi vogliamo seguire le orme del Cireneo. Padre nostro, in terra,
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il quinto mistero del dolore ci porta sul Calvario, accanto a Gesù. Gesù muore in croce, muore per amore. E dalla croce di Gesù parte una inondazione di amore. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, che diventa da persecutore discepolo di Gesù. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi.
dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Maria Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio e la testimonianza meravigliosa di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo e la nascita di un mondo nuovo. Benedetta sia la croce di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo.
noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o c'è Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Misericordia. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre della Fiducia. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega per noi. Madre Immacolata. Madre degna di amore, madre ammirabile, madre del buon consiglio, madre del creatore, madre del salvatore, madre di misericordia, vergine prudentissima, vergine degna di onore, vergine degna di lode, vergine potente, vergine clemente, vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera a Gesù. O Gesù, nel tuo cuore noi chiaramente percepiamo quanto è vera e quanto ci è vicina la misericordia di Dio. Il tuo cuore si è commosso davanti al dolore di una mamma che piangeva, la morte dell'unico figlio. Il tuo cuore ha gioito davanti al pentimento della donna peccatrice. Il tuo cuore ha vibrato di emozione davanti al sepolcro di Lazzaro e ti ha spinto a compiere il miracolo. Gesù, abbi pietà di noi. Facci sentire oggi la tenerezza del tuo cuore. Asciuga le nostre lacrime con il tepore della tua bontà. Spegni le nostre paure con la luce della fede che ci fa vedere al di là di questa valle di lacrime. O Gesù, noi confidiamo in te. Al tuo cuore consegniamo la nostra vita, la nostra famiglia. Tu non ci deluderai mai e sicuramente ci farai sentire fin da qua giù il canto gioioso del paradiso verso il quale stiamo camminando. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia che Dio vi ha dato nella preghiera. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.